Siamo al mercato del mercoledì, come potete vedere il mercato è stato spostato. Siamo sempre su Via Fantina, ma passiamo dall'area di Via Fantina precedente, che era molto dispersiva, all'area molto più raccolta, che è quella invece davanti alla Coop. Abbiamo cercato di creare un luogo molto più accogliente. Il parcheggio è stato completamente rifatto, è stata rifatta la segnaletica a terra, ci sono nuovi luoghi di aggregazione con panchine ed è stata inverdita la parte davanti alla posta. Crediamo che un mercato rinnovato sia un nuovo luogo di aggregazione nel quale le persone possano spendere il proprio tempo e stare bene. Lo spostamento del mercato si rende necessario, diciamo, per due motivi diversi. Uno, serve proprio al mercato. Questa formula un po' più raccolta, un po' più vicina, che mescola anche alimentare e non alimentare, è una formula molto gradita. L'altro motivo è un motivo invece di trasformazione dell'intero quartiere, perché l'area che oggi è occupata dalla piastra mercatale sarà una delle parti esterne del giardino della scuola d'infanzia che andremo a realizzare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Nello spazio vicino dove oggi c'è il centro polifunzionale Aglietta verrà realizzata la scuola primaria e di fianco un auditorium da 300 posti che avrà anche una biblioteca di quartiere, quindi sarà un luogo totalmente aperto al quartiere e alla ripartenza del quartiere. Insieme ci saranno altri interventi, in parte sono già iniziati, come la trasformazione dello spazio esterno dell'8 marzo e come l'apertura del MACH ormai un anno fa. Mi riferisco in modo particolare allo spostamento del comando dei vigili nel supermercato abbandonato di via Schiaparelli e di fianco alla riqualificazione e al riutilizzo della mensa della Farm Italia e della Olon. All'interno verranno portate le associazioni, quindi la possibilità di fare attività aggregative, di ballare al sabato sera e di tenere insieme delle attività naturalmente per tutto il quartiere. Tutti insieme questi passi, tutti insieme noi, trasformeranno quest'area della nostra città e secondo me un pochino l'intera città.